Ciao ragazzi, siamo gli Street Gorilla, esperti del fitness. E oggi qua in diretta alla nostra palestra siamo per parlare di un argomento veramente piccante, ma è bello caldo proprio, certo. Ovvero togliere come togliere le mani dell'amore, ragazzi. Se guardando questo video sicuramente tu ti guarderai allo specchio e non ti piace questa cosa. Molte persone in realtà sono anche molto magre e hanno queste cosiddette maniglie dell'amore che vogliono andare a eliminare. Se una persona ovviamente è in sovrappeso, oltre alle maniglie dell'amore avrà anche tutto il resto, ma ci siamo resi conto anche in palestra da noi che molti vengono e dicono: guarda, io in realtà non sono grosso, non voglio diventare troppo grosso, ma voglio andare a eliminare questa ciccetta che ho. Magari sono anche magri, ma hanno comunque un po' dietro effettivamente queste maniglie. E oggi vi sveleremo appunto i segreti, se così si possono chiamare, per andare a eliminare appunto queste maniglie dell'amore. Allora, diciamo che intanto se una persona vi dà un consiglio, vi dà degli esercizi, vi dà dei metodi per andare a eliminare le maniglie dell'amore, vi sta fregando. Quindi intanto diffidate dalle persone che vi danno gli esercizi che voglio, che per appunto andare a togliere le maniglie dell'amore, perché vi sta proprio fregando. Cioè non esistono esercizi che purtroppo in realtà eliminano le maniglie dell'amore. Quindi bisogna già prendere questa consapevolezza e dire: ok, non esiste il dimagrimento localizzato, non esiste, certo. È una burla che vi stanno raccontando per venderti un prodotto o un personal, un coaching, qualsiasi cosa, ma il dimagrimento è totale, non si può sezionare. Sì, va da genetica a genetica, c'è chi magari mette più grasso sulla pancia, chi lo mette più sulle gambe, di solito le donne lo mettono sulle gambe, i maschi sulla pancia. Su questa cosa qua non possiamo farci niente, anche perché in realtà il grasso in tempi moderni non serve a niente, in tempi antichi era proprio aveva una funzione di riserva, quindi ci proteggeva dal freddo, da eventuali carestie. Ora abbiamo il cibo sempre a portata di mano, possiamo prenderlo ovunque, facciamo una vita molto sedentaria e quindi ovviamente il grasso è una cosa brutta anche a livello estetico. E si accumula sempre di più. Si accumula, purtroppo. Quello c'è tanto obesità in realtà. Però in realtà in questo caso noi oggi vi sveleremo appunto degli step che vi aiuteranno a toglierlo. Comunque se voi seguirete questi step sicuramente andrete a togliere il grasso localizzato. Ecco, il primo, diciamo, segreto, la prima tip che vi diamo per andare a togliere il grasso localizzato è quello di allenarsi con i pesi o comunque con dei sovraccarichi, anche corpo libero ovviamente. Quindi è aumentare la vostra massa muscolare. Molte persone che cosa fanno? Sono magre, hanno il grasso appunto sui fianchi e cosa fanno? Vanno a correre tutti i giorni, fanno dei cardio ad alta intensità. Questa cosa qui è sbagliatissima, oppure non mangiano, cosa ancora peggiore, è sbagliatissima, proprio state facendo il contrario di quello che vi serve. Per assurdo la prima cosa da fare è allenarvi con dei sovraccarichi, ad esempio se io a corpo libero non ho i piegamenti a terra, dovrò lavorare per averli, insomma. Se io ho 5 piegamenti a terra di massimale, dovrò lavorare per aumentare il numero di ripetizioni. Se con i pesi ovviamente farò 10 ripetizioni con 10 e 10, dovrò lavorare per aumentare o il carico o il numero di ripetizioni. Quindi deve essere una cosa fatta in maniera progressiva. In questo caso molte persone che cosa fanno? Magari vanno in palestra, si allenano un po' a casaccio. Cosa faccio oggi? Questo, ma sì. Cosa faccio oggi? Questo. Tu cosa fai oggi? Petto e dorso, ma sì, lo faccio con te. Questa cosa è sbagliata, perché l'allenamento deve essere un po' personalizzato, perché sennò non posso creare questa progressione. Questa cosa è la cosa più importante per il vostro fisico. Anche perché probabilmente vi stufereste anche, perché fate un allenamento di un altro, poi di un altro, poi di un altro, magari i risultati tardano ad arrivare, dopo un po' mollereste e non è bello ovviamente. Quindi in questo caso cosa consigliamo in questo caso, visto che vi state allenando in palestra o anche a casa con i nostri circuiti, potete allenarvi in maniera gratis, quindi certo, proprio meglio di così non si può. Oppure se siete in palestra o anche a casa possiamo seguirvi a distanza, ovviamente qua sotto trovate il link in descrizione, sì, col coaching online, con un programma personalizzato, perché come diceva lui prima, se vi allenate un po' a caso qua, un po' a casa là, un po' qua, state facendo il programma di un'altra persona. E che magari non serve neanche per voi. E ovviamente se voi non siete esperti di allenamento, perché fate un altro lavoro, non potete inventarvi. Non è che se io voglio cucinare dei pasticcini, non sono un pasticcere, cosa verrà mai? Non verrà una roba fatta bene. Vado da un pasticcere, dal miglior pasticcere, a farmi seguire. Ovviamente come inserire però questa cosa? Dovete farla piano piano, dovete inserire l'allenamento con i pesi 2-3 volte a settimana, non di più, nella vostra routine settimanale. Quindi trovate il tempo per inserire un allenamento appunto di un'ora
nella vostra routine. Se poi voi siete atleti, eccetera, quanto altro, potete allenarvi anche tutti i giorni, 7 su 7. Io qua stiamo parlando di persone che non si sono mai allenate, che vogliono però modificare il loro fisico. Quindi non parti subito a cannone, 2-3 volte, un'oretta, non di più, a casa, in palestra, al parco, eccetera. Fatevi seguire, però ditegli questa cosa qua. Cioè, perché già se il vostro trainer vi mette l'allenamento tutti i giorni in una scheda, subito, sta già sbagliando qualcosa, perché vi farebbe poi mollare. Alla fine poi, se voi date tutto subito, poi mollate. Quindi già questa cosa è sbagliata. Anzi, confrontatevi anche col trainer, diteglielo magari che se metti caso vi allenaste tutto il giorno, tutti i giorni soprattutto, ci sarebbe la possibilità di mollare. Quindi diteglielo, magari posso allenarmi 2-3 volte a settimana, così la scheda è su misura anche in base a quello, perché sennò si fa tutto, magari un mese si progredisce forte, si va molto bene, poi il mese dopo, però c'ho il medico, no, però voglio fumare una sigaretta, no, voglio bere una birra con gli amici, basta, l'allenamento è andato. E quindi riguardo a questo già abbiamo già risolto il primo mistero. Il secondo mistero, se si può dire, in questo caso ovviamente il cardio ad alta intensità potete inserirlo, ma non tutti i giorni, e va messo in maniera specifica. Quindi a maggior ragione, se vi trovate a fare tutti i giorni quel cardio ad alta intensità, eccetera, il cardio ad alta intensità vi porta al fisico tanto stress. Funziona per dimagrire, è veramente ottimo, perché comunque migliora anche la vostra capacità di bruciare zuccheri e grassi, in questo caso. Però se fatto sempre aumenta troppo il vostro cortisolo, che è l'ormone dello stress, e voi sarete troppo stressati, il vostro fisico ovviamente peggiora, sì, anche sì. Perché ormone dello stress, che cosa vuol dire? Sono più stressato, sono più nervoso, mangio un po' di più e mollo prima. Quindi è questo, non è magia. Se invece sono un po' più mentalmente più tranquillo, sono più soddisfatto, riuscirò anche a resistere un po' di più a questa cosa. Anche perché quei tipi di allenamenti fanno venire più fame. Perché fanno venire più fame, certo. Dite, ma sì, dai, questo dolcetto in più, questa pizzetta in più perché me la sono meritata. Va bene, ci sta, me la siete meritata. Però effettivamente queste sono tutte calorie che prendete. Quindi ci sta a metterlo, ma dipende sempre dal vostro obiettivo, dal vostro livello, da che lavoro fate. Perché se fate il muratore tutti i giorni e vi spaccate e vi andiamo a inserire tutti i giorni cardio, voi tra un mese avete la spalla rotta, avete il ginocchio rotto, e questo è grave. E quindi bisogna sempre un po' capire, deve essere specifica la cosa e personalizzata. Secondo consiglio, possiamo darvi un consiglio che in realtà è molto molto semplice, perché potreste applicarlo veramente tutti i giorni, possiamo applicarlo tutti quanti, semplicemente i passi quotidiani. Sì, ecco, in questo caso, sempre rivolto sempre all'allenamento, dovete inserire nella vostra routine giornaliera, quindi in questo caso se possibile tutti i giorni, dovete fare almeno 10.000 passi al giorno. Se non riuscite, eccetera, ovviamente potete usare anche tranquillamente o gli orologi, quelli là, contapassi, o già l'iPhone, cioè l'app salute, che dice quanti passi fate. Mettete in tasca e camminate. Anche qui non dovete iniziare a camminare come i pazzi, prendere e camminare senza motivo, ma magari introducete una passeggiata di mezz'ora, 40 minuti inizialmente, tutti i giorni, con un bel podcast, insomma, andate lì, podcast, un po' di musica o senza niente, o con un amico, chiacchierate, ovviamente sarebbe ancora meglio, 4 chiacchiere con vostra moglie, quello che volete, una bella passeggiata giornaliera di 40-50 minuti. E comunque l'obiettivo con 45-50 minuti andate a fare 5.000 passi, poi ovviamente durante il giorno vi muoverete un po' e ci arriviamo bene o male 10.000 passi. Sì, deve diventare proprio uno stile di vita, però dovete capire che ok, voglio consumare di più, mi devo muovere di più. Quindi in questo caso, anche oltre i passi, il nostro consiglio è quello di durante la vita quotidiana proprio muoversi di più. Ad esempio, se abitate in un palazzo, non prendete sempre l'ascensore, ma fate delle scale, fatele, camminate. A parte che fanno muscoli, le gambe. Sì. Poi capisco anche che magari farle tutti i giorni è uno sbattimento, perché avete il borsone, avete le cose dell'ufficio, avete, che ne so, la chitarra. Però piano piano, inseritelo magari. Che però ne so, quando potete, magari, quando insomma, se non avete niente, se c'è chi non ha niente, che ha la possibilità di farlo, e volete farlo, cominciamo a inserire. Ovviamente anche qua non tutto subito, non è che allenamento, passi, eccetera. Una cosa alla volta, costanza, step by step. Piano. In questo caso i passi giornalieri sono invece molto utili, perché vi vanno ad abbassare l'ormone dello stress, vi vanno ad abbassare un po' lo stress, e vi faranno stare sicuramente meglio e vi faranno mantenere più focus in questo caso. Quindi è importante. A livello addominale in realtà anche proprio i passi sono molto importanti, perché vi vanno anche a bruciare comunque del grasso fondamentalmente. Poi non è proprio così, però vi aiutano tantissimo. Terzo step, ultimo. E qua siamo arrivati alla fine, quindi non partiamo dall'inizio, è la dieta. Molti che cosa fanno? Vogliono perdere la maniera dell'amore, cominciano a mangiare, fanno subito la dieta, allenamento sbagliato. La dieta è l'ultima cosa che dovete fare. Dovete prima
prima introdurre l'allenamento con i pesi o corpo libero, poi fare i passi, muovervi un po' di più e poi alla fine, solo alla fine, andare ad inserire una dieta e migliorare la vostra alimentazione. Perché comunque il vostro obiettivo deve essere quello di migliorare la vostra composizione corporea. Ovviamente in questo caso, come sempre, se non sapete voi cosa fare, fatevi consigliare da un nutrizionista, che lasciamo comunque anche in descrizione, lo facciamo anche noi come servizio. Perché è importante avere un nutrizionista? Anche se voi siete esperti, sapete un po' le cose, anche noi abbiamo magari un nutrizionista che ci segue se uno vuole fare una dieta. Perché? Perché lui vi dà la scheda, voi mentalmente riuscite tranquillamente a spegnere il cervello e eseguire le istruzioni che vi dà un'altra persona. Invece se no devo farmela io, aspetta, cosa mangio, calcolare, però questo non mi piace. Lui vi dice che cosa liberi, fare. Siete più, diventa tutto più facile, certo. Tutto più veloce e ovviamente tutto lo stress in realtà che si creava prima adesso non ce l'avete perché state pagando una persona che fa il lavoro al posto vostro. Stessa cosa vale per l'allenamento. Se avete uno che vi dice che, in base al vostro obiettivo, uno tra l'altro esperto, che ha studiato, che lavora ogni giorno con questo, vi dà un programma e voi dovete spegnere il cervello e quell'ora lì eseguire quelle istruzioni, è più facile. Piuttosto che cosa faccio io, aspetta, perché voi magari siete al lavoro e mentalmente dovete pensare a che allenamento fare, però se non vi viene in mente niente dovete sforzarvi, quell'ora lì la state sprecando inutilmente, perché poi non avrete risultati. Invece magari non state neanche rendendo al lavoro, poi magari il capo si incazza. Di licenza, se avete le manie dell'amore, vi hanno pure licenziato, pensate un po'. Siete pure single, un disastro. Invece se vi segue uno, capito, sarete più belli, avrete una donna più bella al vostro fianco, il vostro capo vi dirà, oh ma che muscoli che hai, cavolo, sei, che bel scriverò anche in palestra con te, esatto, e quindi magari vi danno anche una promozione, quindi da che avete tolto le mani dell'amore avrete anche avuto una promozione al lavoro. Per migliorare ovviamente la vostra integrazione, però possiamo darvi anche dei consigli, perché va bene l'alimentazione, però potete sicuramente inserire nella vostra alimentazione una buona integrazione, esatto, questo esatto. perché in questo caso chi fa palestra ha bisogno di aumentare il proprio apporto proteico in questo caso, perché chi non si allena deve fare 1,5 per il proprio peso corporeo, chi va in palestra deve fare 2 per il proprio peso corporeo, quindi se io peso 80 kg avrò bisogno di 160 grammi di proteine al giorno per riuscire ad avere e mantenere i miei muscoli, recuperare meglio e quant'altro, ovviamente non di proteine in polvere, dall'alimentazione, però tra i vari conteggi e quant'altro, vi assicuriamo che dall'alimentazione è difficile reperire le proteine che mi servono e quindi in questo caso viene in molto, aiuto. Molto comodo, ovviamente noi ci affidiamo sempre a MyProtein, lo utilizziamo ormai da diversi anni, ci troviamo da Dio e qualità-prezzo direi veramente ottimo. Sì, veramente ottimo, in questo caso ovviamente fanno male al fegato, fanno male ai reni? Assolutamente no, se vado a prendere le dosi consigliate, se andate a prendere, se andate a esagerare, non fanno male al fegato, semplicemente state male, ma questo va per il petto di pollo, per il tonno, per il brioche. Quindi in realtà questa qui è un po' una diceria da palestra, no? Che fanno male ai reni, al fegato. In realtà soprattutto le proteine, perché comunque non è magia, è semplicemente latte filtrato, senza grassi. Alcune hanno anche l'aggiunto di vitamine, quindi è un alimento sano, facilmente digeribile, che vi darà proprio beneficio ai vostri muscoli. Se inserito in una dieta e comunque allenandosi bene, tranquillamente, in realtà è una cosa che vi fa bene, non vi fa del male. Quindi molte, ma le proteine fanno male, le proteine mi distruggono il fegato, no, mio figlio non può prendere proteine. È sbagliata questa cosa, bisogna anche un po' smentirla, perché magari voi mi vedete magari 10 birre, 30 birre a brioche. E fanno probabilmente molto più male quelle di sì. Proteine in polvere. Ecco, riguardo sempre al discorso delle abitudini alimentari, ci sta magari inserire delle proteine post-workout, ma in quel caso dovete anche andare a modificare le vostre abitudini alimentari. Cosa vuol dire? Se io ogni giorno mi bevo 5 birre e un pacco di biscotti, non è che da domani mangio riso e pollo. Che tra l'altro mangiare riso e pollo, fare una dieta che fanno i bodybuilder è sbagliato. Ma su quello poi magari faremo un altro video. In questo caso può essere veramente molto utile. In realtà bevo 10 birre, settimana prossima ne berrò 5. Poi ne berrò 4 settimana dopo. Mangio un pacco di biscotti al giorno? Ok, da domani ne mangio metà. Quindi andare proprio gradualmente a eliminare. L'obiettivo sarebbe riuscire, per quanto possibile, a fare un'alimentazione sana da lunedì al venerdì, sabato, e poi la domenica avere comunque un giorno dove mi posso lasciare andare, perché sennò che sbattimento è andare con i vostri amici, con i vostri parenti, con vostra moglie, al ristorante, e no io non bevo, e no io non mangio, e no io... Cioè, è comunque noiosa questa cosa. È stressante anche. Sì, è stressante. Se poi a voi piace, magari, cioè, siete abituati a bere, vi piace, eccetera, andate a toglierlo, in questo caso è proprio
è brutto. Invece no, io so che a fine settimana io lavoro duro perché a fine settimana mi concedo il premio. So che questa settimana rinuncio oggi perché poi domani me lo godrò di più. Quindi in questo caso sarà anche proprio meglio per voi, riuscite a godervi di più i momenti belli. Anche perché una dieta così restrittiva serve solo esclusivamente se dovete fare una gara, in questo caso estetica. Sì. Ma se dovete farla, non fatelo, perché state veramente andando a fare una cosa estrema che molto probabilmente, come con l'allenamento, se lo facciamo tutti i giorni in un modo estremo, prima o poi andremo a mollare. Non molliamo questa cosa. La costanza è sempre. Ma poi è proprio inutile, è una roba inutile. Cioè, voi potete tranquillamente togliere le maniere dell'amore, avere un bel fisico squartato, con un bel addome, quant'altro, semplicemente mangiando meglio. Magari non sarete tirati, magari non vi piace neanche essere tirati come quei bodybuilder. Cioè, voi potete semplicemente avere un bel fisico, avere delle buone forme, senza troppe. Vi basta tranquillamente mangiare, allenarvi. Già con l'allenamento avete fatto il 50%. Allenamento passi. L'altro 40 lo fate con l'alimentazione. Se poi quel 20 lì vi volete un po' un attimo divertire, bervi quel drink quella volta ogni tanto, quella birretta, mangiarvi quella pizza, non succede niente, ragazzi. Anzi, è bello, perché sennò fatelo. Abbiamo una vita, ragazzi. Non è che. Detto questo, ragazzi, direi che ci siamo. Codice sconto Gorilla, cosa importante per MyProtein. Quindi, se dovete comprare su MyProtein, avete il 30% su quasi tutto il sito con il codice Gorilla. E niente, ragazzi. Quindi, mi raccomando, se siete di Milano, vi aspettiamo in palestra. Esatto. Vi regaliamo una prova gratuita. Siamo quelli che se siete lontani possiamo seguire noi, iscrivetevi al canale. Detto questo, direi che possiamo vederci in un prossimo video. Bella, raga, ciao.